sta per prendere avvio il terzo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca, VQR, che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in sigla ANVUR, condurrà nel corso del 2015 per conto del Ministero dell'Educazione, dell'Università e della Ricerca. Per la Fondazione Bruno Kessler, che per la seconda volta partecipa volontariamente all'esercizio, la VQR costituisce un'occasione importante per mettere la qualità e l'impatto della propria ricerca al confronto con quella di altre università e organizzazioni nazionali. Per la Fondazione la VQR rappresenta anche un modo concreto e rigoroso per rendere conto dei risultati ottenuti. Professor Fantoni, intanto grazie di essere arrivato alla Fondazione Bruno Kessler, ci fa molto piacere averla qua. Se ha qualche anticipazione sulla prossima valutazione della ricerca. Io ritengo che in sostanza partiremo con tutte le procedure, mi auguro non più tardi della fine di marzo, per finire poi tutto l'esercizio della valutazione nella seconda metà del 2016. Può dirci qualcosa sui numeri, quanti enti di ricerca, università, autori, prodotti della ricerca saranno coinvolti? Dunque, nello scorso esercizio noi abbiamo valutato globalmente qualcosa come 180.000 lavori che hanno impiegato un numero di panelist, cioè noi abbiamo diviso in panels la valutazione, in 14 erano nello scorso esercizio, questa volta saranno 16, per un totale di 450 persone, va bene? Quindi 450 esperti delle varie aree e abbiamo utilizzato qualcosa come 15.000 referì esterni, quindi è un esercizio molto complesso che più o meno si sarà ripercorso anche questa volta. Gli enti di ricerca che sono quelli che canonicamente noi dobbiamo visionare, sono quelli sotto l'egida del Ministero. Insomma, sono 11, dipende un po' dal numero, il nuovo decreto ci dirà quanti sono, può essere che alcuni degli enti di ricerca non ci venga chiesto di valutarli. Però a questi si aggiungono quelli che non sono sotto l'egida del Ministero, ma che vogliono essere valutati, per esempio come la Fondazione Kessler. Nell'altro esercizio, tra consorzi e entità esterne, insomma, sono stati un buon numero, circa una trentina. Insomma. Gli effetti reali che ci sono stati e che ci saranno per quanto riguarda gli enti che stanno sotto l'ombrello del Ministero sono effetti che hanno a che fare con la distribuzione di una percentuale della quota dei finanziamenti che si chiama quota premiale. Per gli altri enti invece a questo punto è solo reputazionale. Però io mi immagino che anche per gli altri enti che non sono sotto il Ministero della Ricerca poi questa cosa in un modo o in un altro avverrà e quindi io credo che non essere valutati possa essere un minus, perché in qualche modo significa che non hai voluto accedere ad un vaglio che invece tutti quanti fanno. La VQR non valuta semplicemente così solo l'impatto, pur importantissimo, della ricerca in termini di pubblicazioni. Ecco, che stimoli introducono le realtà di enti come la Fondazione Bruno Kessler che partecipano volontariamente alla valutazione dal punto di vista della metodologia? Io credo che il fatto stesso che un ente di ricerca come una fondazione come la vostra, insomma, sappia e voglia partecipare a questo evento della valutazione, intanto gli impone certi traguardi, no? Perché io credo là ove si fanno delle valutazioni e che necessariamente diventano comparative per quanto riguarda aree omogenee, beh, insomma, uno vuol sempre raggiungere i posti migliori e questo quindi è già un fatto molto, molto importante, cioè quello di darsi degli obiettivi. Inoltre ci sono due aspetti che io credo vadano rimarcati. Uno, che questo primo obiettivo implica un processo di coordinamento, di governance che ha nel suo interno un processo di autovalutazione che credo abbia un effetto molto più grande anche di quella che è la ricerca in sé. Ce lo ha in generale per rendere più alta l'efficienza non solo di chi fa ricerca ma anche di chi collabora a che la ricerca venga fatta bene.
Infine, siccome l'ANVUR è tenuto a fare un rapporto biennale di tutto lo stato della ricerca e dell'università, naturalmente noi in questo rapporto vorremmo tener conto anche di realtà che sono al di fuori così dell'ombrello ministeriale. Credo che il Paese debba sapere innanzitutto che realtà come queste esistono, debba sapere diciamo, che esistono e come si collocano in un contesto anche internazionale oltre che nazionale, quali sono le relazioni che, e quindi diciamo, l'output che queste attività di ricerca e di produzione danno nel sostrato così economico anche del paese in termini di collaborazioni con imprese e quant'altro. Man mano che il paradigma della valutazione cresce come deve crescere, io credo, beh, io immagino che tutto questo insomma abbia un senso molto molto alto, ecco, proprio per, in generale per il paese, quindi non solo per l'università o per la ricerca. Per noi questo dell'ANVUR è un impegno civile che va nella, che deve andare nella direzione del miglioramento di quella che è tutto l'apparato di ricerca del paese. Insomma, quindi là dove vediamo delle best practice noi siamo contenti.